Voglio chiarire una cosa. Noi possiamo reputare qualcosa come certamente falso solo se risulta assolutamente contraddittorio e quindi impossibile. Ma che la realtà fisica sia creata nella mente e dalla mente di ciascun essere vivente, beh, questa idea non è né contraddittoria né impossibile. Non c'è nessuna evidenza che dimostri che questa idea sia falsa. Mentre invece l'idea opposta, quella del senso comune, secondo cui la realtà fisica esiste di per sé all'esterno di ciascuna mente, ha una marea di contraddizioni e paradossi insormontabili e quindi non può essere vera, è certamente falsa. Siccome queste due idee si escludono a vicenda, o è vera l'una o è vera l'altra. Se l'idea che si oppone a quella che ho detto prima è falsa, automaticamente è vera quella che stavo esprimendo. Quindi se la realtà fisica non esiste all'esterno della mente e non esiste di per sé, automaticamente deve essere vera la sua tesi opposta, cioè che sia creata dalla mente ed esista solo dentro le varie menti. Allora quindi io per dimostrare che la realtà fisica è creata dalla mente, devo dimostrare che la tesi opposta è falsa in tutto e per tutto, tale che sia necessario che la tesi che ho esposto sia vera. Altrimenti sarebbe tutto assurdo, impossibile. Ecco. Analizziamo questo modello ancora una volta, perché ho fatto migliaia di video, si può dire, su questo tema. E ne ho scritto anche un libro. Cosa succede? Nel materialismo, l'idea di senso comune, cosa abbiamo? Crediamo che il cervello sia la mente o che la mente comunque sia dentro il cervello. Crediamo che il corpo, che il mondo fisico sia ovviamente fuori dal corpo, giustamente, e che quindi noi siamo come mente all'interno della testa. La percezione è un processo mentale, questo lo dimostra il daltonismo, la diplopia, migliaia di altre cose e il fatto che sogniamo. Quando sogniamo, infatti, anche in questo modello materialista, il sogno sarebbe un contenuto creato dalla mente. Quindi, siccome poi anche da svegli abbiamo fenomeni come il daltonismo, ma soprattutto la diplopia, il difetto della diplopia, a maggior ragione dobbiamo accettare che la percezione sia innanzitutto un processo mentale. Quindi avviene nella mente. Ora, se noi crediamo che la mente è dentro la testa, nella testa non c'è né il mondo fisico, né la luce che proviene dal mondo fisico. E neanche dentro gli occhi c'è il mondo fisico. La luce e gli oggetti fisici sono fuori dal corpo. Se noi crediamo che la mente è qua dentro, anche i suoi processi, compresa la percezione, avvengono qui dentro. E siccome la percezione non può uscire magicamente fuori dalla mente, e in questo caso crediamo che la mente è dentro la testa, allora non possiamo credere che la percezione avvenga fuori dal corpo e arrivi direttamente a percepire la luce e gli oggetti fisici esterni. E allora sarebbe confinata la percezione dentro la testa. Questa idea, questa posizione si chiama rappresentazionalismo e non l'ho inventata io, è accettata probabilmente da tutti gli scienziati e gli studiosi della mente. Qual è il problema però in tutto questo? Il problema è che se fosse vero questo, ci sarebbero dei paradossi assurdi. L'idea che noi percepiamo rappresentazioni è corretta, ma che queste rappresentazioni siano delle copie immateriali del vero mondo fisico e del vero proprio corpo fisico, e che tali rappresentazioni siano dentro il cervello, è appunto questo che viene negato. È impossibile. Perché che significa, tradotto a livello pratico, quel che afferma questa posizione del rappresentazionalismo? Che è l'unica che può giustificare, tentare di giustificare il materialismo e il senso comune. Qual è? Che quello che stiamo direttamente guardando, le cose in carne e ossa, compreso il proprio corpo percepito, siano simulazioni,
rappresentazioni, contenuti mentali, immateriali o fatti da elettroni e che esistano come tale dentro il nostro cervello e che siano delle copie del proprio vero corpo fisico, dei veri oggetti fisici e del vero spazio e del vero mondo fisico. Questa è una cosa assurda, è impossibile, va contro l'evidenza. Analizziamo un attimo questo contenuto che ci sta davanti. Allora, questo contenuto che ci sta davanti è per forza la nostra percezione, perché appare nella nostra percezione, non può esserne esterno. La mente può percepire direttamente solo i contenuti che crea, come dimostra il daltonismo, la diplopia e come conferma il fatto che sogniamo. Dunque, questo scenario di fronte a noi è certamente una nostra rappresentazione mentale. Ora, il problema è di capire se sia una copia immateriale del mondo fisico o se sia il mondo fisico. Nessuno crede che sia il mondo fisico se viene detto che è una rappresentazione. Ma deve essere un mondo fisico questa rappresentazione. Analizziamola facendo finta di non sapere che sia una rappresentazione. Noi in essa vediamo che c'è uno spazio esteso. C'è la consistenza degli oggetti, c'è una forma, ci sono le forme degli oggetti che sono sempre relative al modo in cui li percepiamo e dalla posizione che occupano nello spazio, in riferimento alla nostra prospettiva spaziale di percezione, di osservazione. Poi ci sono i colori e ci sono tutte le altre qualità sensibili, si chiamano così le qualità che osserviamo direttamente nello scenario percepito. Questa immagine tridimensionale che sta davanti a noi è certamente materiale, perché noi con materiale intendiamo qualcosa che è esteso, solido e colorato e dotato di forma. Ora, qualunque idea della materia, non abbia queste caratteristiche, è un'idea fantasiosa, non conoscibile della vera materia. Non si può intendere la materia in questo modo assurdo, ritenere che non sia veramente estesa, solida e colorata, o che abbia un'estensione, un colore, una forma che non corrispondono a quelli percepiti. Il problema è che l'estensione, il colore e la forma percepite sono proprietà mentali, sono percezioni create dalla mente, sono caratteristiche che la mente produce e poi percepisce. Mentre invece la vera estensione, il vero presunto colore, la vera presunta forma degli oggetti è qualcosa di inconcepibile. Quale sarebbe l'estensione assoluta, la forma assoluta del mondo fisico, fuori dalla percezione della mente? È impossibile che esista un'estensione diversa dall'estensione relativa e percepita che abbiamo noi. E se noi togliamo tutte le qualità sensibili che esistono solo come percezione nella mente, agli oggetti, alla materia, al mondo, non rimane nulla di materiale, perché la materia è proprio estensione, forma, colore e consistenza, tutte caratteristiche unite e che non si possono separare. Se uno ci riflette bene lo capisce subito, basta studiare Berkeley e anche Hume e si capisce in maniera lampante. Questa immagine tridimensionale appare estesa, solida e colorata e queste caratteristiche significa che questa immagine è materiale. È evidente che sia così. Se questa immagine non fosse veramente estesa, solida e colorata, non apparirebbe così, non potrebbe apparire così. E lasciamo perdere la scemenza delle illusioni ottiche o delle illusioni di qualunque altro tipo, perché la percezione non inganna mai. Noi se vediamo un bastoncino nell'acqua, sembra che sia spezzato, non è che è falso quello che vediamo, noi vediamo veramente l'immagine per come si manifesta dal punto di osservazione che abbiamo, cioè che una parte del bastone viene riflessa nell'acqua e l'illusione non è percettiva, è mentale, è concettuale, perché noi deduciamo erroneamente che il bastone sia spezzato e che se lo togliessimo dall'acqua risulterebbe rotto. Invece, non dipende dalla percezione in sé, ma da una deduzione errata che abbiamo avuto sulla percezione. Quindi la percezione non inganna mai.
i contenuti che percepiamo per come appaiono in quel momento e da quella posizione sono reali. E questo era solo un esempio per far capire che la percezione è vera come contenuto. Ecco, il contenuto, nel momento in cui appare esteso, solido e colorato, cioè come l'immagine che ci sta davanti, questa immagine deve essere veramente così. E siccome per essere così vuol dire che è materiale, allora non può essere un contenuto astratto e psichico, impalpabile, creato dentro il cervello, e non può essere neanche fatta da elettroni. Perché gli elettroni, se noi li potessimo vedere, sono onde che si muovono. Se fosse l'elettricità che sta dentro il cervello, questa immagine sarebbe un flusso di elettroni che si muove. Ma noi non vediamo elettroni che si muovono, noi vediamo miliardi di dettagli, colori, sfumature, forme e percepiamo uno spazio esteso. E tutte queste cose, soprattutto lo spazio esteso, non sono onde o elettroni. È assurdo ridurre questo che vediamo in prima persona ai elettroni che stanno nel cervello. Né tantomeno, lo ripeto, si può dire che questa immagine tridimensionale sia una immagine immateriale, che non sia veramente estesa, solida e colorata, pur apparendo realmente estesa, solida e colorata. E perché dico che appare veramente così? Perché la percepiamo così. E se non fosse veramente così nella percezione, non la potremmo percepire così. Questo è un principio banalissimo, ma si chiama principio di evidenza e serve proprio a quello che ho detto. Quindi, questo scenario è una realtà fisica, ma siccome è una percezione, perché l'abbiamo detto prima e lo dimostra il daltonismo, soprattutto la diplopia, e lo conferma il fatto che sogniamo e immaginiamo, allora cosa accade? Che siccome è anche una rappresentazione, e la rappresentazione è creata solo dalla mente, esiste solo dentro la mente, qual è la conclusione unica e possibile? Che questa